Questo è il catetere con cui dalla giugulare andiamo a incanulare il seno coronarico, quindi questo è il seno coronarico che adesso si vede ben opacizzato con i rami secondari che portano sangue. Noi dobbiamo cercare di fare l'impianto il più a valle possibile in modo da cercare di ostacolare il deflusso della maggior quantità di sangue venoso e di miocardio possibile. Quindi il primo passaggio è quello di incanulare il seno coronarico. Una volta incanulato si porta su una guida ad alto supporto e sulla guida ad alto supporto quindi si fa scendere il dispositivo come l'abbiamo visto prima. Quindi questo è l'introduttore venoso giugulare, questo è il catetere guida e qui c'è il dispositivo. Nell'angiografia di prima abbiamo visto qual era la zona di atterraggio, quindi a valle di quel vaso tributario, quindi questo era il suo punto di impianto. Ci siamo posizionati, qui abbiamo fatto un'ulteriore valutazione, qua si fanno un paio di angiografie per vedere bene di essere sul punto preciso. Si porta indietro l'introduttore mantenendo il reducer in sede, si fa un'ulteriore angiografia per vedere di essere ancora nella posizione corretta e così è, e poi si gonfia il pallone attraverso il sistema di gonfiaggio. Vedete, questo è il pallone su cui è montato lo stent, la forma chiara di clessidra, un pochino più piccolo distalmente, un po' più grande a livello prossimale, leggermente sovradimensionato. Sapete che i vasi venosi hanno una complianza maggiore, per cui non si va incontro a pericoli e rischi di rottura. Si fa una piccola angiografia per vedere di essere effettivamente bene a parete e si può vedere come effettivamente non passi contrasto attraverso il dispositivo. Si deve mantenere gonfiato a basse atmosfere e poi piano piano si avvicina il catetere guida, si retrae il pallone e infine si fa una piccola trangiografia per vedere che tutto sia a posto e il dispositivo così come rimane con la sua forma clessidra. Questo nel giro di 1-3 mesi si riendotelizza e quindi si crea effettivamente la stenosi, aumentando le resistenze venose a monte della stenosi e quindi aumentando la perfusione del microcircolo e ridistribuendo quel flusso, come vi dicevo all'inizio, dal subepicardio al subendocardio.